Ciao Davide! Ciao Vale, eccoci, eccoci. Eccoci, eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, spero che vi stiate connettendo in tanti, soprattutto i nostri genitori a distanza, donatori e volontari tutti. E oggi siamo qua, siamo di Alice for Children, io sono Valentina. Dall'Italia, da Milano, e Davide in questo momento invece è il nostro collaboratore a Nairobi, ad Andorra, in particolar modo nel nostro progetto di Dandora nella nostra scuola primaria, la Class Primary School. E niente, siamo oggi connessi qui con voi in diretta perché in queste settimane, questi ultimi 10 giorni, abbiamo attivi la campagna di SMS solidale a favore della lotta alla malnutrizione nelle baraccopoli per i nostri bambini e le nostre famiglie, in particolar modo in questo momento che siamo tutti colpiti dal coronavirus. Il numero è il 45597. Abbiamo ricevuto tantissimi SMS e tantissimo calore da tutti voi, quindi vi ringraziamo veramente tanto. Perché ogni SMS conta ed è veramente, veramente importante. Oggi siamo connessi qui per farvi vedere l'impatto che tutti voi avete sui nostri bambini, le nostre famiglie, sui nostri progetti. E Davide, niente, qui in testimonianza da Nairobi con il nostro staff e con i nostri bambini. Dove sei adesso, Davide? Negli uffici? Sono negli uffici di Dandora, ecco, l'ultima diretta l'avevamo fatta con Tania e ci eravamo promessi di rivederci, ma non sapevamo da dove, ecco, quindi oggi Esatto. siamo ad Andorra e appunto, come hai già spiegato, ecco, vogliamo mostrare che cosa si può fare che cosa facciamo con l'aiuto che riceviamo. Quest'oggi vi mostrerò le lezioni nella scuola primaria Class Community Center ad Andorra. E avremo poi l'opportunità di intervistare tre persone che sono Maureen, che è Super la Morin. coordinatrice del nostro ufficio a Nairobi, e poi Thomas e Lavina, che invece lavorano appunto per l'organizzazione partner Clairs qui ad Andorra. Quindi io vi volevo, prima di spostarmi nella scuola dagli uffici, vi volevo soltanto dire che le scuole restano aperte soltanto per la classe 4 ed 8. E in realtà ci si aspettava una riapertura graduale di tutte le classi che ad oggi è posticipata a gennaio, e non si hanno ancora delle informazioni ben definite. Ne parleremo con Thomas perché lui sicuramente ha delle informazioni più dettagliate di quelle che ho io, però non è ancora tutto chiaro. Comunque ad oggi classe 4 e classe 8 sono a scuola, tutti gli altri bambini sono a casa. E in più, Davide, stiamo appunto con gli altri bambini che sono a casa, a piccoli gruppi, e stiamo cercando di comunque di far frequentare la scuola facendo attività extra che poi ci racconterà la nostra assistente sociale, giusto? Esattamente, ne parleremo con Lavina tra pochissimo. Adesso Benissimo. intanto mi sposto. Ok, tanto che eccoci qua. Aspetta, fai vedere Intanto, la cucina, Davide, scusa, vedi che ci sei passato. questo qui sono nell'entrata degli Nei uffici. nostri uffici dove c'è l'assistente sociale, dove accogliamo le mamme e i bambini. Qua dentro c'è la Qua c'è cucina tutta dove la viene. nostra cucina dove viene cucinato il pasto per i nostri bambini, che normalmente è l'unico pasto che loro hanno durante la giornata ed è il pasto che loro ricevono per pranzo e anche ricevono il porridge a metà mattinata. Diciamo che gli SMS che stiamo ricevendo in questi giorni stanno contribuendo a garantire questo. Adesso la cucina Esattamente. ovviamente non è attiva perché i bambini hanno già mangiato, perché lì qui è l'una, però da voi sono le due, quindi hanno già. Ah, Sono le tre qui. sono le tre. È vero, abbiamo Col cambio messo dell'ora l'ora abbiamo il legale. Ah, più mamma, 2, non abbiamo mi il più 2. ricordavo più. Ok, Eh è sì. vero, Sono le tre, è vero. assolutamente. Sono le tre, quindi hanno ampiamente già finito di fare il pranzo. Sì, no, sono le ultime ore di lezione, ecco. Iniziano presto, finiscono tardi. Però Sì. insomma sono le ultime lezioni. Intanto questo è lo Slum Environment di Dandora. Qui ci stiamo dirigendo, diranno, verso la nostra scuola. La nostra scuola, esattamente, esattamente, che è qui poco distante. I volontari ricorderanno molto bene le camminate qui ad Andora. Esatto.
Oggi c'è anche un bel sole, quindi si riesce a vedere tutto molto bene. Anche un po' troppo questo sole, se posso dirlo. Però sì, Senti, tutto. meglio della nostra nebbia qua a Milano. Da lì Sicuramente, sicuramente. si riesce a vedere anche qualcosa della discarica, ma non so se col telefono si riesce a Qua la inquadrare. discarica è un po' troppo lontana. Ah, perché Qua in c'è la realtà ci strada sono. per arrivare di là. Molto lontano ci sono dei cumuli Sì. di rocce che vengono trasportate da un sacco di persone per pochissimi scalini al giorno. Ecco, quindi qui iniziamo a raggiungere la Davide, ti scuola. saluta Daniele Paladini, Ciao Dani. Ecco, il abbiamo nostro raggiunto la volontario. scuola. Questa è diciamo, la prima parte di Cresco Community Center. Come vedete il nostro logo, il logo dei nostri sponsor. Della Fondazione Mediolanum che ci ha aiutato nella Esatto. costruzione. Fantastici. Esattamente. Anna Lusiardi, ciao Anna! Eccoci qua, Ecco, allora vi faccio anche vedere l'Anna ti saluta. la classe. Ok, Qua. questa è la classe 8, stanno preparando per l'esame. Devono studiare tanto qua, loro. Hi children, children, now you are not children, but how are you? Yeah, Are you studying for the KCB? fine, Did you miss school for this month? Oh. Thank you. Have a good lesson. Quindi questa è la classe 8, appunto, una delle due classi che è ritornata a scuola. Come potete vedere, qui abbiamo aperto tutto lo spazio per permettere un Sì, minimo di distanziamento sociale. Sappiamo certo. che il distanziamento sociale qui è quasi È impossibile, si cerca di difficile. fare il massimo. Abbiamo i water point per lavarsi le mani. Qui sono in classe 4. Qua sono proprio diligenti, non possiamo neanche interromperli. Assolutamente no, lasciamoli concentrati e focalizzati. Esatto, non disturbo. Vediamo se qualcuno. Ti salutano? Sì, ti Sì, assolutamente. Quindi queste erano le due classi. Adesso vi faccio vedere anche il water point che abbiamo preparato. Tra Ah, Giada, l'altro, ciao Giada. eccolo qua. Eccolo qua. Questo qui è dove viene utilizzato. Adesso il sapone è stato rimosso, viene portato qui quando Quando iniziano non le era lezioni. certo. Esatto. Quindi direi che adesso possiamo. Sì, i Vi bambini faccio arrivano, gli aiutare viene misurata la temperatura e si lavano le da. mani e Esatto. entrano in classe. Ciao Fred. Fred, adesso mi faccio aiutare da Fred, così possiamo Ok. procedere con le interviste. Bene. C'è Giada Catania che scrive che emozione. Anche Francesco, ciao ragazzi, siete grandi, grazie di cuore. Grazie a voi che ci state dando una mano. Senza non potremmo fare niente. Gianluca, ciao. Ecco Morin. Sono con Maureen, che come vi dicevo prima è la coordinatrice del nostro ufficio di Nairobi e si occupa in particolare della parte di accountability. E con Maureen vorremmo iniziare a parlare un pochettino, dare un messaggio un po' generale su quello che abbiamo fatto quest'anno, quindi una breve overview. Maureen, I just introduced you as our coordinator of the Nairobi Office for Children's International. And I said that I would like to discuss with you briefly what we are doing and what we did this Davide, dovete alzare un po' la voce, non vi sentiamo tanto bene. Oh, ok. General, we have various projects and we are more of a child-based organization. One of the projects is we partner with the local partners. We have partnered with four schools where we sponsor 837 pupils for school fees, uniforms,
they have a comprehensive medical cover, and yes, and for the schools, one is in Korogocho Grapeshead Primary, and the other one is in Dandora, where we are. It's Creas Community Center, and we have another one in Rombo called Nasipa School, and another one in Rimuru called Aramano Children's Hope. So for the population of the school, for Korogocho, we provide lunch for about 1,200 pupils. For Creas, we provide porridge for break time and lunch for about 660 pupils. For Nasipa School, still we provide porridge and lunch. And for Rimuru School, we pay all of their teachers. In schools, we also have various projects whereby we have like educational activities where children are equipped with life skills. We also provide sanitary towels for all the girls who need them on a monthly basis. And we have another project in Utawala where we have a children's home. For the children's home, we take care of all their needs, from shelter, medical, feeding, mentoring them. And we have still various educational programs where they taught about life skills, education, and music, co-curriculum activities. Thank you, Maureen. Can we, Davide, puoi tradurre un attimino quello che ha detto Maureen, così poi possiamo andare, così poi può continuare. Sorry. Maureen ha parlato di tutti i nostri progetti, quindi delle quattro scuole che sosteniamo, due negli slum, una Dandora e una Korogocho, quella a Limuru e quella a Rombo. Per le scuole nelle baraccopoli ci occupiamo di fornire il pranzo, quindi un pasto caldo quotidiano, a tutti i bambini della scuola, non soltanto quelli sostenuti a distanza. Per Dandora, oltre al pranzo, viene anche fornito il porridge a metà mattina. Lo stesso avviene anche per la scuola di Limuru, che sosteniamo, e per quanto riguarda invece la scuola Nasipa Primary School, che è una scuola governativa che sosteniamo a Rombo, nell'area rurale, ci occupiamo di pagare gli stipendi agli insegnanti. Morina, anche il cibo che sosteniamo, appunto, dei bambini all'interno di una children's home, che sono circa 70, in questo momento sono 62, ma arriveremo al numero di 70, per i quali appunto forniamo tutto, non solo l'educazione, ma vengono ospitati per diverso periodo, per diversi anni in realtà, affinché le famiglie siano in grado di riportarli a casa. Cioè, sono i bambini che vengono da situazioni terribili, sia a livello psicologico, soprattutto psicologico molto più che monetario, e quindi il supporto che forniamo a loro all'interno della Children's Home dell'orfanotrofia è praticamente totale. E poi Maureen parlava anche dei sanitary pads, degli assorbenti che diamo a tutte le nostre bambine di tutte le nostre scuole, delle children home, perché altrimenti non li potrebbero avere. E magari Maureen adesso ci può dare un po' una overview anche del coronavirus action plan che abbiamo messo in moto durante questo periodo terribile del coronavirus, di tutte le famiglie che abbiamo raggiunto, e lei che in particolar modo si è occupata di tutta la parte di organizzativa e logistica, che non è stata semplice. Esattamente, Vale. Adesso richiameremo Maureen in conclusione per parlare dei numeri. Ok, perfetto. Adesso invitiamo qualcun altro. Thomas, please join us. Ecco. Thomas, eccolo qui, lui è il direttore di Community Center. Sei il direttore di school. And with Thomas, con Thomas vorremmo parlare inizialmente di qual è stata la reazione della comunità di Dandora al coronavirus e qual è appunto il sentimento attuale dopo molti mesi di lockdown. So I asked Thomas that with you I would like to discuss what the reaction has been about the coronavirus and the feeling after many months here in Dandora. The situation in Dandora about coronavirus, what I'll start by saying that my name is Thomas Amunga, I'm the director of Clare's Community Center, Alice for School. Well, about coronavirus in Dandora, the situation is real. Corona is real.
has come to our understanding that corona is real, unlike in the beginning. For the past almost 10 years, it has not been easy because of it has affected so many things, especially in terms of finance, economy of the area is very low. Parents are struggling. Everybody is struggling because of the effects of corona. That is what makes us to realize that it's real. Also, with the government emphasis on their guidelines, it's making us to realize that corona is real, but the effects actually are so much that have left us wondering and left us in a very awkward situation as an institution. There are so many challenges that we faced. As much as we've tried to overcome some of the challenges, but so far all is well, but corona is real, people are suffering. Parents are wondering if their children will actually continue with their studies or not. Parents are wondering whether they will continue with their work or not. Otherwise, the economic situation is difficult in the country. Ok, vi traduco così poi ci possiamo continuare. Allora, naturalmente Thomas si è ricordato che il coronavirus è vero per chi avesse dei dubbi e che gli effetti sono stati molto, molto forti, devastanti ad Andorra che appunto è uno slum, quindi le persone sono comunque in condizioni precarie. Il coronavirus è stato vero, è stato forte e Thomas, come direttore di una istituzione scolastica, ci ha detto che i genitori non sanno se i bambini potranno continuare ad andare a scuola perché gli stessi genitori non sanno se potranno lavorare. Questa appunto è la situazione più drammatica da un punto di vista economico, perché gli effetti sono stati forti in questi mesi e continueranno ad esserlo nei prossimi mesi. Thomas, you were talking about the challenges on the reopening of the schools. I would like you to stress out what is going on. Sto chiedendo a Thomas di spiegarci quali sono state le sfide più importanti da affrontare, che stanno affrontando ancora adesso per mantenere la scuola aperta. Certo. Well, about the school and its situation, it is. The government started by partial reopening of the school. We have grade 4 and standard 8 in school. For Claire's Community Center here in Dandora, we have 130 children in school as we speak. So the government opted to reopen the grade 4 and standard 8. But yesterday, President Uhuru Kenyatta gave out the directive that within 14 days, the government will come up with a calendar of 2021 education calendar, of which will by January will be the whole school will be reopened in January 2021. But now the Minister of Education has been given 14 days to come up with a 2021 calendar that the school are about reopening of the school, and terms condition will be given within that calendar. So within 14 days, we'll be able to know when will the whole school, complete school, will be reopening, and then the guidelines that will be given. Within 14 days, we'll be able to know the guidelines and how the school system will run. Because with the with coming of the COVID, actually the school calendar has changed. This is a new normal. Things are being done in a different way, in a way that we did not even expect. So the government will be giving out the guidelines and guidelines from within 14 days from now. Ok, quello che Thomas ci ha detto è che allora le scuole sono aperte, classe 4 e classe 8, come vi dicevo prima, però entro 14 giorni il governo darà delle direttive sulla riapertura totale delle scuole. Quindi le possibilità sono una riapertura a giorni alternati, o addirittura settimane alternate o solo per alcune classi, non lo sappiamo. Anche il termine di 14 giorni è possibile, ma non è mai stata una certezza, nel senso che nelle scorse settimane si aspettavano delle novità che non sono mai arrivate. Quindi l'unica cosa che bisogna fare è attendere e farsi trovare il più possibile preparati, come abbiamo fatto quando le scuole hanno iniziato a riaprire. Sì, che abbiamo potuto farlo grazie alle persone che ci stanno aiutando adesso, perché altrimenti non avremmo neanche potuto riaprirla la scuola adesso. Quindi adesso attendiamo con le nuove guidelines per capire come potremo fare. Non so se qualcuno vuole fare delle domande di chi è connesso, così Davide magari le possiamo fare in diretta a te o a Thomas o a Maureen. Non so. Io intanto proseguo. Sì, tu prosegui, magari poi vediamo se ci sono delle domande, te le vedo io e te le dico, va bene? Va bene. Intanto okay. Proseguo
Lavinia, che è l'assistente sociale dei nostri progetti ad Andorra. Hi, Lavinia. Lavinia ci ha raggiunto poche settimane prima del coronavirus, quindi poche settimane prima di me. No, poche settimane dopo di me. Dopo di te. Questo anno molto intenso durante il coronavirus. Quindi lei è l'assistente sociale dei nostri progetti ad Andorra e adesso parleremo di attività che coinvolgono i bambini che non sono di classe 4 e classe 8. Lavinia, I introduced you, I said that we came working together this year, just a few weeks before the coronavirus started. So our year has been really about coronavirus and trying to reply to this pandemic. So with you, I would like to discuss about the children who are not in class 4 and 8, because some weeks ago, we started a program to involve them in other activities so that they will not spend their time around. They can spend their time in school in a safe environment. We have been having a program of mentorship for both parents and the children from class 1 to 8, but some topics are only touching on the class 6 up to 8. So for now, those who are in school, those who are not in school, we meet them twice a week. We meet them twice a week, discuss more on the productive systems, and we mentor the parents through guidance and counseling, private sessions and public sessions. Ok, Lavinia ci ha detto che i bambini appunto che non sono a scuola sono coinvolti in attività che avvengono settimanalmente con il supporto dei nostri insegnanti nelle scuole e sono principalmente attività di due tipi. Una parte è il riferimento a fare del mentoring per questi bambini, che va da classe 1 a classe 8. Naturalmente escludendo nelle ultime settimane da quando le scuole hanno riaperto la classe 8 e delle attività invece che riguardano la reproductive health, quindi l'educazione alla sessualità, anche qui con il supporto delle insegnanti e di Lavinia stessa che appunto come assistente sociale riesce a dare un prezioso contributo. Queste attività sono fatte non solo ad Andorra ma anche a Corogoccio nell'altra scuola, Gripser Primary School, da cui ci siamo collegati la settimana fa. Lavinia, with you, I also would like to discuss about the prevention plan because it's been the core part of our year. So I would like to discuss the fact that the children who are in school are able to eat, but the children who are not in school are still able to eat because we are providing them with the food. Ho chiesto a Lavinia di parlare del prevention plan. Che è stato appunto il progetto che ci ha caratterizzato quest'anno, quindi le visite domiciliari e il supporto in termini di distribuzione di cibo alle famiglie, perché i bambini che sono tornati a scuola possono mangiare a scuola, appunto il pasto è fornito loro, ma per i bambini che non sono tornati a scuola e sono tantissimi, quindi abbiamo continuato a fornire loro il cibo. E che questo qui è proprio il punto focale della nostra campagna di raccolta fondi che abbiamo attivo adesso con l'SMS solidale, che grazie a tutti gli SMS che stanno arrivando e che sono arrivati, noi potremo continuare a garantire questa consegna a casa delle famiglie di pacchi alimentari e i pasti a scuola dei bambini che frequentano la scuola fino a fine anno, perché senza di essi non avremmo potuto continuare a garantirli, ecco. Esattamente. Tell us how it's been and how it is to distribute food and to the family to support them. It has been good and we are thankful for the support. We are giving food for the children who are not in school and those who are in school, that is grade 4 and class 8, to sit lunch in school. We are thankful. Ok, quindi Lavinia ci ha ricordato appunto che i bambini che sono a scuola possono ricevere il porridge e il pranzo, mentre per gli altri continuano a ricevere il cibo o venendo a prendere a scuola o con delle visite domiciliari. Riguardo appunto al plan, richiamo Maureen che ci ricorda insomma i numeri delle persone che abbiamo raggiunto in,
in tutti questi mesi. In tutti questi mesi, che ogni mese continuiamo a raggiungere. I ask you to remember the number of families that we reached with the prevention plan throughout this month. Okay, in a monthly basis, we have been able to reach 986 families and 2,077 children, 1,507 adults, and in total, we have, on a monthly basis, we have been able to reach 3,584 people. It's a very hard job, very. Lorenzi ha ricordato i numeri, insomma, che ci ha appena annunciato in una base mensile, 900 famiglie, sono un numero altissimo, quindi questo è stato possibile grazie alle donazioni che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane e nei scorsi mesi. Grazie ragazzi, non so se ci sono delle domande perché io non le sto vedendo, però non so se volete farci vedere ancora un pochettino la scuola o se Morina ha ancora qualcosa da dire o da aggiungere rispetto appunto a quello che stiamo facendo e insomma l'aiuto che stiamo ricevendo in questi giorni, che qui in Italia ovviamente la situazione non è delle migliori, anzi, però nonostante tutto abbiamo persone che comunque pensano a noi, pensano ai nostri bambini ed è una cosa veramente meravigliosa perché non è scontata per il periodo che stiamo vivendo qua. Vuoi portare cantare la tua amica? Again, you are supposed to multiply 70 by what? Not 10. Or if you multiply by 100 here, you multiply by what? 100. If you also multiply 100 the other part, are you together? Yes. Qui stanno facendo matematica. Ambo. Mambo, dillo che siamo live, secondo me non lo sanno. Italian people are watching you right now. Italian people are watching you right now. Even your sponsor. Did you miss school? Yes. And now you are happy to be back. Yes. Ciao. Bye. Ciao. Ciao. Ok, vale, direi che da sì. Magari salutiamo Thomas, ringraziamo Thomas, Lavinia, ancora un secondino, e Maureen e Fred che ci hanno accompagnato in questo piccolo viaggio live in Andorra. Ok. Vi ringraziamo. Eccoli qua. Hi guys, hi guys. Maureen, thank Lavinia, you. Thomas. Hi Thomas. Thank you. Bye bye. Ok. Va bene. Ciao Vale. Grazie Davide. Grazie ciao, di tutto. Grazie. Ciao. Spero che la diretta vi sia piaciuta da Andorra. Spero di sì. Grazie ancora e c'è ancora tempo fino a domenica a fare un SMS al 45597, altrimenti si può donare anche con Satisfy e PayPal e il link dovremmo metterlo poi in sovraimpressione sotto. Grazie mille a tutti. Ciao. Ciao.